Oggi un importante progetto per quanto riguarda i minori non accompagnati stranieri. Cosa ci può dire, dottoressa Rizzo? Che questo è un progetto strategico perché è destinato a governare l'inclusione, formando i ragazzi che diversamente si perderebbero e mettendoli nelle condizioni di conoscere esattamente la realtà di questo paese e di viverlo da cittadini. Soprattutto un esempio che potrebbe essere portato come modello nazionale. Come potrebbe essere, diciamo, un progetto pilota? Quindi questo è un progetto pilota che si svolge sulla rete e che quindi attraverso la rete, che è un elemento, diciamo, di grande conoscenza, di attrattiva anche dei ragazzi, consente di mettere in collegamento culture diverse, la cultura italiana con la cultura straniera, e di farle non solo convivere ma partecipare reciprocamente, quindi di creare una interazione fluida e una conoscenza e sicuramente una cultura, perché poi questo è un progetto che tende non solo a informare ma a formare. Come ha detto lei prima, la cultura è alla base, non tanto la bellezza, ma la cultura potrà salvare il mondo. Sì, sono convinta, la cultura salverà il mondo.